giallo del sole, colore del grano, la vita semplice di campagna, le emozioni di un tempo lontano. A Cadoneghe si rievoca l'antica festa della trebbiatura e gli antichi mestieri che cambiano e passano nel tempo, ma non si possono dimenticare. Ma è proprio vero. Ma questa ha messo fuori le ciacque appena arrivata. Ha messo fuori tutte le ciacque qua a Cadoneghe, che mi so si te. Aveva un uomo meglio del suo 10 volte. Ma mi tocca mia mattina in 5 venire su a lavare tutte le strasse che voi onzi insieme col vostro uomo. Mi metto il fassoletto adesso? Sì, ti metto il fassoletto perché voglio, Mora, che ti impari a lavare anche a te. Se vuoi che impari a lavare? Sì. Mi metto a traversa? Sì. Aspetta. Mettete, adesso. Tutto il dì sa fare niente, che tutto perché spendi, spandi, sì. Capito? E campagna chi si chiama mangiare? Questo che vende le bestie, sta e tutto. No, bisogna prima attaccare i pezzi. Ah, vabbè. Perché ti ho messo in letto sì. È le morbido. Sì. Butta. Questo è il box da uomo, caro sindaco. Perché? Perché è la tradizione l'acqua e limone, eh? È la tradizione quando si trebbia. Perché ci vuole l'acqua e limone? Perché rinfresca! Sindaco, buongiorno, che aria di festa in questa domenica. Riparte l'antica festa della trebbiatura qua a Cadoneghe. Non è una novità, ma quest'anno riparte. Non è una novità, però quest'anno ripartiamo dopo 2 anni di stop, di pandemia. La festa della trebbiatura, la più importante festa granaria, torna là dove era iniziata. Oltre 35 anni fa, i contadini del tempo si riunirono qui e fecero la prima festa. Noi abbiamo deciso di ripartire là dove tutto era iniziato. La prima festa granaria partì da qui, da Sant'Andrea di Cadoneghe, e noi oggi diciamo siamo qua tutti assieme rievocando costumi, usi, tradizioni insieme a famiglie e tanti pezzi storici. Ed eccomi con l'assessore Elisa Bettin. Ciao Elisa. Ciao. Parte così, con la sfilata dei trattori landini, vecchi trattori, la festa della trebbiatura qui a Cadoneghe. Ebbene sì, non potevano mancare la festa della trebbiatura, vecchi landini e anche mezzi un po' più nuovi. Sono circa una ventina di vecchi landini e a scalare poi dei mezzi che sono un po' più contemporanei. Però appunto non poteva mancare una sfilata di mezzi d'epoca. Grande il programma di questa giornata. Siamo partiti e visto all'inizio trasmissione con una bella baruffa, quello che una volta dicevi baruffa dei vieci nostri. Esatto. Ma erano simpaticissimi e hanno preso dentro anche il sindaco, hai visto Elisa? Ebbene sì, purtroppo questo è il rischio, il sindaco è sempre molto presente e oggi appunto ne ha pagato pegno. Giuliano, qui a Cadoneghe circa una trentina di trattori landini e non, però sì. Tutti con una sua particolarità, vecchi sì, trattori. Sì, sì. Tu mi dicevi, questo molto particolare veniva usato nelle risaie. Sì, perché il semicingolo, come vedi, andava usato nelle risaie perché in mezzo all'acqua, in mezzo al fango, il trattore riusciva a trainare, a fare quello che doveva fare, a arare questo terreno. Quindi ruote, queste sono ruote in ferro e i cingoli sono in ferro. Queste ruote qua andavano tolte, diciamo. Andavano tirate via proprio queste. Andavano tirate via e andava con quel patino che tu vedi, andava in mezzo all'acqua, in mezzo alle risaie. Elisa, non può mancare il divertimento per i bambini. Assolutamente, gli animali, la festa della trebbiatura era assolutamente un punto
e un'iniziativa che doveva esserci. Abbiamo voluto portare appunto qualche animale, e questo animale soprattutto un po' più sconosciuto, diciamo un po' più insolito, è l'alpaca tra i bambini anche di Cadoneghe. Che è simpaticissimo, poi guarda quello col ciuffo marrone, guarda come mai. Allora, vediamo se riusciamo a avvicinarlo. Se riusciamo, se si fidano. Ok. Ce la facciamo, Elisa. Elisa, in questa festa, in questa caldissima giornata, importante era portare prodotti della vostra terra, chilometro zero, e vostro punto di forza, fiore all'occhiello. Assolutamente importantissimo. Era un punto cardine, la festa della trebbiatura di Cadoneghe doveva far ripartire il vero significato di consumare chilometro zero. Quindi oggi qui abbiamo qualità dalla frutta alla carne, alle verdure, al gelato, tutto assolutamente prodotto a chilometro zero dalle aziende presenti. In questa festa dell'agricoltura noi ci teniamo a premiare due importanti agricoltori del territorio, che sono la nostra radice, il nostro passato, ma ci insegnano a guardare con fiducia il futuro, è vero o no? Allora, io credo siano qui tra il pubblico. Chiamo qui sul palco il signor Vittorio Benetti e il signor Mario Toè. Per l'instancabile impegno nel conservare le tradizioni e nel trasmettere i valori della vita rurale con gratitudine. Vece Raise e l'amministrazione comunale. Complimenti. Al signor Vittorio Benetti consegniamo questo importante benemerenza e riconoscimento. A Vittorio Nereo Benetti, per gli anni e la passione dedicati alla terra, all'amore e ai suoi frutti, all'instancabile impegno nel conservare le tradizioni, nel trasmettere i valori della vita rurale con gratitudine. Complimenti. Eccoci qua pronti per la trebbiatura. Questa è la trebbia. Questa è la trebbia, il trattore stanno scaldando la testa, perché essendo Landini testa calda, prima gli scaldano la testa e quando è pronta lei va in moto e parte, certo. E fa girare tutto. E qua abbiamo il frumento. Era proprio il tempo esatto. Siamo in una caldissima domenica di luglio, era proprio in questo periodo, in questo momento che si tagliava il frumento. Che si tagliava il frumento. E si faceva la trebbiatura. Ma è vero Giuliano, che le nostre donne, adesso noi andiamo tutti quanti al mare, ci piace essere abbronzate, ma una volta non era così. Una volta essere donne di classe voleva dire avere la pelle chiara, bianca, cioè non scolpita dal sole, era perché il sole rovinava. Esatto, un segno anche di indomiltà, ma anche perché tu mi dicevi, cioè quando queste donne andavano nei campi si coprivano, oltre per non diventare scure dal sole, anche per non essere punte dal frumento. Sì, sì, perché questo frumento lo dovevano abbracciare a mano, lo tagliavano a mano e lo abbracciavano per legarlo così. Adesso viene legato con lo spago, come vedi, però una volta veniva legato a mano e si pungevano tantissimo la pelle, diventavano tutte rosse, si rovinavano. Per quello erano vestite, e dopo vedrai la polvere che uscirà dalla trebbia, che venivano tutti con il fazzoletto al collo o sulla bocca, sul naso, per proteggersi appunto dalla polvere. Qui ecco il nostro raccolto praticamente, tu vedi, guarda il nostro grano che è venuto fuori, eccolo qua, vedi? Questa era la vita dopo, la vita che si trasmetteva per fare il pane, per risseminare ancora i nostri campi. Praticamente dalla paglia che vedi qua, dal grano, esce questo, vedi? Dopo c'era la prima categoria che tu vedi esce, è questa. Qui invece c'è quello più piccolino, lo scarto. E qui ancora quello ancora più piccolo che andava dato alle bestie per dire, a mangiare. Questo, lo
loro facevano questi mucchi che adesso tu li vedi di questo diametro indicativamente e fatti a punta alti 2-3 metri e praticamente la paglia rimaneva qua, anche quando pioveva l'acqua scivolava all'esterno e non bagnava la paglia all'interno. E le lasciavano là per quando veniva usata per le mucche fare Certo, veniva comunque poi usata per le mucche, per le stalle. Facevano questi piccoli mucchi fatti così in tondo, rotondi. Sindaco, sai, io non arrivo da una famiglia contadina, però mi sarebbe piaciuto vivere nel passato e provare queste emozioni, provare la condivisione che tu comunque fai rivivere ai tuoi concittadini con queste manifestazioni. Sì, è l'obiettivo di questa importante festa granaria di Cadone, che fa rivivere ai giovani, far ricordare ai nostri nonni quello che era uno spaccato reale, rurale del nostro territorio di Cadone. Grazie di avermi invitata. Grazie a te, grazie a tutta la tua televisione e grazie a tutti quelli che hanno collaborato e che ogni giorno vi ascoltano. E grazie anche a voi gentili telespettatori di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici, al nostro prossimo viaggio. E vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.retaveneta.it nella sezione produzioni. Grazie, buona serata e alla prossima puntata. Ciao sindaco, grazie. Ciao, ciao a tutti.